non è più riuscito a recuperare lo svantaggio. Eccoci alle immagini del primo tempo. All'ottavo il Como non sa approfittare di una svista della difesa milanista. Il tiro finale di Bruno è a lato, ma è il campanello d'allarme. Al tredicesimo il Milan batte una punizione con Di Bartolomei e Giuliani respinge a terra. Sette minuti dopo, cross di Müller respinge la difesa rossonera. Bruno riprende la palla, ma Terragno salva in corner. Al 25esimo la prima rete Comasca. Punizione di Müller respinge di testa Galli, ma Matteoli al volo batte Terragno. 1-0. Ancora con Müller si apre l'azione del raddoppio al 40esimo. Batti e ribatti in area. Cornelius un tira rete, respinge di piede Terragno, recupera la palla Fusi. Ecco che Fusi crossa a spiovere in aria, Butti di testa, segna la seconda rete, 2-0. Milan all'attacco nella ripresa al 16esimo e Wilkins che tenta la via del gol con un pallone a spiovere, ma è troppo lungo. Al 27esimo Bruno colpisce la traversa. Cornelius controlla la palla e la mette sui piedi di Butti, che costringe Terragno alla deviazione in corner. Ultima occasione per il Milan al 39esimo con Verde in scivolata, ma la palla è facile preda di Giuliani. Questo è tutto, a te Valentino.